Io cerco in ogni libro di allargare un po' la mia community. Mi piace molto il concetto di bucare le bolle, perché non mi piace parlare alle persone, che già la pensano come me. Naturale bellezza è un libro che parla del nostro rapporto con la natura attraverso i cosmetici, ma non solo, perché nel libro si parla anche di integratori, si parla di tatuaggi, per cercare di raccontare questo rapporto un po' difficile e contrastato, tra noi e la natura, che in un certo senso ci affascina, ma dall'altra parte forse ci fa anche un po' paura, o magari dovrebbe farci più paura di quello che ci fa. Ho scelto di strutturarlo un po' come se fosse un documentario, ovviamente scritto, che però è che raccoglie tante voci, no? Che quindi prova a mettere assieme tanti punti di vista differenti. Questo perché di molti temi io non sono un'esperta e quindi mi piaceva l'idea che, oltre al punto di vista della scienza, che è sempre un po' il fil rouge che attraversa tutti i capitoli, ci fossero anche i racconti di chi in quei mondi lì vive e ci lavora. Ho intervistato più o meno in ogni capitolo alcune persone che hanno dei ruoli chiave in quei mondi specifici lì. E quindi quello che ne è venuto fuori, almeno nella mia testa, è molto visivo, molto, molto documentario, molto cinematografico, ecco. La copertina in realtà è nata no, non da una mia idea, è nata da un'idea della mia casa editrice, però mi ha subito colpito per la presenza di questi cetrioli sugli occhi, che da un lato mi sembravano simpatici da vedere, dall'altro un po' mi inquietavano, perché è una figura che inquieta un po', però questo mix di bellezza e di inquietudine mi ha subito presa. Per cui quando poi il libro è uscito ho cercato immediatamente un film, un qualcosa che mi mettesse i cetrioli sugli occhi, e lì un altro mio follower ha deciso di fare un filtro proprio tagliato con gli stessi cetrioli della copertina, ma anche con la possibilità di trasformarsi in una statua. E quindi sono stata tempestata di foto di lettori e di lettrici, in versione statua con gli occhi a cetriolo. Fin da piccola mi è sempre piaciuto guardare dentro alle cose. Io smontavo tutto, smontavo la radio, smontavo la televisione per la gioia dei miei genitori, perché mi piaceva andare a vedere dentro alle cose come funzionavano. Questa cosa credo di avercela naturalmente, e me la porto dietro anche nel lavoro che faccio. Io di fronte a un cosmetico, un fenomeno, un'attività di qualche tipo, io cerco sempre di andare a smontarla e a vedere dietro quello che c'è all'interno, quali sono gli ingranaggi, quali sono le dinamiche. Lo faccio anche per il nostro cervello e quindi su quelli che sono i meccanismi mentali che ci fanno reagire in un certo modo a determinate situazioni. E questo mi piacerebbe che passasse anche alle mie lettrici e ai miei lettori, cioè il non fermarsi alla copertina, il non fermarsi al packaging, non fermarsi alla pubblicità, ma provare ad andare all'interno, quindi aprire la scatola e guardarci dentro.